potere della ricerca sta nella scoperta. Competenze umanistiche per l'innovazione è un podcast di Fare Ricerca. Grazie mille a Giuseppe Mascitelli, bentornati per il nostro podcast Competenze umanistiche per l'innovazione, il podcast di Fare Ricerca. Buonasera Giuseppe. Buonasera a tutti. Grazie per aver accettato di partecipare. Giuseppe Mascitelli è CEO di Filmare Group, un'agenzia con sede a Milano. Sin dagli anni 80 ha curato diversi progetti nell'ambito della comunicazione, degli investimenti e del banking. Giuseppe, ci può raccontare un po' di lei e soprattutto di come è arrivato all'esperienza di Filmare Group? Allora, io sono il presidente di questa società che è stata fondata nel 92, aveva come payoff navigare nella comunicazione, che se lo legate all'anno, insomma, è una bella visione del futuro. Ho cominciato a lavorare nei primissimi anni 80 nella parte finanziaria di un grande gruppo italiano, anche se la mia formazione era filosofico-antropologica e la mia passione era il cinema, mi sognavo di fare una grande regista. Ma essendo stato studente povero, ho pensato, cosa molto interessante, un'attività autonoma che mi facesse da subito trovare un'autonomia finanziaria, e quindi ho di buon grado approfondito le conoscenze che non avevo nel mondo della finanza, e fin dai primissimi anni ho potuto riversare in questo mondo tutte le conoscenze, sia di carattere storico-antropologico, che anche tutte le cose di comunicazione che nel frattempo avevo imparato, perché era un mondo affamato di queste cose. Dopo, chiaramente, la fortuna aiuta gli audaci, e quindi abbiamo anche trovato il modo di trovato persone che ci hanno dato fiducia. In questo senso è un modo intelligente di fare il business, quello che anziché andare contro le persone cerchi di fartele alleate, no? E le conoscenze che non hai cerchi di acquisirle. Quindi, pur con qualche difficoltà, ho introdotto in questo mondo queste cose. Questa società con la quale ho collaborato mi è esplosa fra le mani, la società che di cui sono stato fondatore e collaboratore fin dai primi anni 80 è diventata nel frattempo un colosso, una multinazionale. Adesso è quotato in borsa e vale migliaia di milioni di euro, quindi è veramente stata un'esperienza unica in questo senso. Non che i soldi siano l'unica misura del valore, ma questo può far capire quanto le conoscenze di cui parlavamo, antropologiche, di comunicazione, poi vedremo anche tecnologiche, hanno potuto essere apprezzate e creare valore e avere valore per se stesse. Nel 92 ho cominciato a sentire stretta la vita aziendale e pensavo di fare anche altro. Ho aperto questa società che si chiamava Filmare perché volevo creare un'alternativa, crescere in questo senso. Nel frattempo c'era stato un gruppo di esploratori, di pionieri assoluti della comunicazione, di internet, che avevano lavorato con me all'università. Questa società nel 92 ha fatto poi la sua strada aiutandoci da fuori nella produzione di tante cose che abbiamo fatto anche nell'azienda principale, e questo è andato avanti per tutti gli anni 90. Poi nel 1998 ho fondato un'altra azienda. Prima si chiamava Magic General Media, che era specializzata in eventi colossali. Abbiamo fatto un evento, il primo evento, con oltre 10.000 partecipanti per tanti giorni, quindi una cosa veramente, veramente colossale. E anche lì abbiamo introdotto temi analogici, digitali, anche se erano essere il 98, quindi tempi molto lontani, e di forte innovazione tecnologica, pur in uno storytelling molto marcato. Abbiamo creato nell'ingresso di questo palazzetto di Milano un percorso dove si andava dal 48 al 98,
Quindi ricreando in maniera perfettamente scenografica e dal punto di vista della semiotica e della costruzione perfetta, una via di Milano del 48 con ancora le rovine della guerra e via discorrendo, poi abbiamo creato un effetto speciale che si chiama Stargate, che ancora oggi funziona alla grande, un effetto totalmente analogico, e poi si andava nel mondo del 98, che è il mondo del futuro, dove c'era già internet, c'era già tutta una serie di cose. Tutto questo storytelling, la gente lo viveva solo per entrare. Poi abbiamo fondato nello stesso anno Alboran, che era un'azienda di altissima tecnologia che voleva portare internet a tutti gli italiani che non potevano averlo in banda larga, perché nella guerra per bande delle bande non avevamo la fibra. Allora abbiamo bypassato la cosa facendo un accordo con Eutelsat e abbiamo creato l'internet che scendeva dal satellite. È una cosa fantastica. Nella startup di questa cosa abbiamo creato il primo portale con 100 canali tematici, dove c'era di tutto. Per la prima volta c'era un'offerta televisiva che passava dalla rete, e poi sono arrivati gli anni 2000, abbiamo avuto tantissime esperienze, canali satellitari, tante cose che ci hanno dato veramente grande soddisfazione. Nel 2011 sono tornato a lavorare solamente in proprio, perché ho deciso che la mia esperienza di manager di posizione apicale si fosse conclusa, mi ero un po' stancato di quella posizione, e quindi abbiamo rivitalizzato la vecchia Filmare, che era ancora in vita, cercando di farne una company di marketing esperienziale, ed è questo quello che facciamo. Mi riallaccio a quest'ultima sua considerazione. Parto con una domanda secca relativamente ad un ambito ben preciso, che è quello della creazione dei contenuti, sia che sia contenuto digitale, sia che si parli invece di contenuto di altra tipologia. Quali sono le competenze, secondo lei, sviluppate dalle scienze umane e sociali che possono essere impiegate sia a livello di progettazione che a livello di strategia nella creazione dei contenuti? La domanda che dovremmo farci a monte è: che uso voglio fare di queste conoscenze? Perché io con queste conoscenze posso pensare di risolvere alcune problematiche che magari il lavoro mi pone di fronte, il cliente mi pone di fronte, oppure posso, se voglio essere un po' più poetico, realizzare dei sogni, i miei o quelli del cliente, e questo è un utilizzo delle conoscenze. Oppure posso fare quello che utilizza tutti i bag della mente umana per intrufolarmi dentro, fare l'hacker umano e andare a depredare il mondo. Quindi io posso avere delle conoscenze di dinamiche comportamentali, scoprire perché si risponde con certi comportamenti a certi input, e posso fare in modo che le persone rispondano come automi a un mio input. La sua domanda, cioè due fiori di risposte. Noi chiaramente non siamo interessati a questo secondo filone, che è quello più ricco, ed è più ricco nel senso che ci sono più casi, non è che quello che rende di più, in cui tutti si stanno buttando in questo momento, no? Posso scoprire che un certo algoritmo, oppure l'esposizione di una certa foto, posso scoprire che se metto i gattini in rete prendo più like. Fantastico. Quindi è una conoscenza, io la applico e ottengo un risultato, ma quel risultato è sporco, non è una risposta consapevole dell'opinione pubblica. Quindi ci stiamo mettendo contro l'Homo sapiens, è un corpo unico e che ha debolezze e contromisure. Quindi quando io forzo la mano e riesco a entrare e riesco a ottenere certi comportamenti, e poi partono le contromisure. Se invece la conoscenza è qualcosa a cui attingo per cercare appunto di risolvere i problemi, le scienze umane sono una miniera enorme, perché tutto quello che facciamo, fino a che le cose non cambieranno, alla fine atterra su esseri umani. Questo bellissimo computer che ho davanti ci disegna una mela morsicata, so che questo porterà un certo risultato di appeal, dico che voglio fare un'ammaccatura al mondo, la rappresento col morso sulla mela, ma poi sto computer deve funzionare. Tutte le cose che faccio non vanno a favore di macchine o di enti astratti, vanno a favore di esseri umani. E gli esseri umani sono il mondo reale e il mondo analogico. Quindi la conoscenza culturale, storica, della letteratura,
delle scienze antropologiche, della psicologia, ci dà un aiuto enorme perché è una mappa del passato, quindi non ci dà indicazioni sul futuro. Questo è molto importante e poi ci sarebbe da fare tanti approfondimenti. Dicevo, la storia è molto importante perché ci dà tantissimi spunti, per esempio di storytelling, piuttosto che inventare una storia che, essendo inventata, spesso è più complicata da comprendere, possiamo approfondire alcuni fatti storici. No, poi c'è l'antropologia, che se a sua volta l'applichiamo alla storia fa diventare delle due cose molto interessanti. L'antropologia ha una visione del mondo laica, una visione del mondo aperta, mentre noi siamo stati educati alla visione del mondo lineare. Noi siamo convinti che la storia va da un punto a un altro punto e che le cose vanno tutte in un verso. L'antropologo è abituato a non giudicare quello che vede col suo metro, cerca di capire il contesto, che cosa sta accadendo davanti a lui e tutti gli interconnessi. Quindi è aperto, mette in conto che in quel contesto il mondo è magico, per cui c'è lo stregone che fa delle cose, alcune delle quali sono rituali, alcune altre in quel mondo sono fattuali, cioè veramente accadono delle cose. Questa visione è estranea al 99% della popolazione mondiale. Quindi quando io la applico trovo delle risposte pazzesche. Questa roba qua dell'antropologia, della storia applicata in un contesto commerciale, moderno, di marketing, dà delle risposte clamorose, no? Noi lo portiamo sempre in studio come esempio del famoso detersivo degli anni 50, dove la massaia tirava fuori il lenzuolo, lo metteva contro il cielo dello spot e diceva: questo è il bianco che voglio. Finché qualche antropologo non si è messo a fare un po' di ricerca, hanno scoperto che la massaia non era influenzata dallo spot. Quando gli hanno chiesto veramente ma cos'è il pulito per lei, lei ha detto la roba che profuma, perché il concetto antropologico di pulito non riguarda il colore, riguarda l'odore. La roba che è sporca ha un odore anomalo rispetto all'odore che dovrebbe avere. In quel contesto lì, la donna che a quel tempo lavava le cose, le lavava quando puzzava. Se c'era una macchiolina, cercava di sistemarla. La conoscenza che porta a risolvere i problemi, a inseguire i sogni, è fondamentale, è assolutamente fondamentale. Certamente è fondamentale anche la conoscenza tecnologica, perché devo sapere le cose poi come farlo. Interessantissima questa sua riflessione, a partire dal fatto che le scienze umane, ad esempio la storia, l'antropologia, possono essere utili per comprendere in che modo l'utente o il fruitore intendono i concetti. Mi riferisco a quello che diceva relativamente al pulito. E, mi ricollego ad un termine chiave che ha citato poco fa, che è il termine marketing esperienziale. Cos'è il marketing esperienziale? Che cosa si intende per esperienza e come si è evoluto questo campo? Allora, è un filone abbastanza in voga negli Stati Uniti, qui da noi no. Quando si parla di experience, la gente è affascinata dalla X, per i più experience è la traduzione in inglese di esperienza, adesso si immagina che sia una cosa un pochino più complicata. Il marketing esperienziale parte dal presupposto che poi l'essere umano, un'altra volta, fa una somma. Non è che apprezza le cose singolarmente, no? Non è che apprezza le cose per il colore, per la forma, poi per il gusto. Quando mi occupo di eventi, noi perdiamo tantissimo tempo nel discorso del catering. Ma stiamo sempre molto, molto accorti, perché sappiamo che se alla fine la tartina è acida, io vado via con quell'esperienza. Anche perché ci sono organi di senso più potenti di altri, per esempio la vista e l'udito, che sono quelli più stressati da tutti i media, dal marketing, sono quelli più difficili da in qualche modo da secondare. Quando un profumo ci colpisce è difficile toglierselo dalla testa, anche a distanza di 40 anni ci resta impresso. Quindi alla fine il rapporto fra l'utente e il brand è una somma di esperienze sensoriali. Sicuramente c'è la vista, c'è l'udito, c'è anche l'olfatto, ma c'è anche il tatto, che tipo di sensazione mi dà. E questo succede anche quando alcuni organi di senso mancano. Quando io nella testa riproduco un suono che non sento, un odore che non sento, che non c'è veramente, posso immaginarmi una cosa che poi in realtà è diversa. Ma non è che non me lo immagino, il cervello riproduce sempre la realtà a
a 360. In più c'è il feeling, cioè come mi hanno fatto sentire in quel momento. Non è la semplice registrazione di quello che accade, vuol dire complessivamente che esperienza ho avuto con quel brand. L'esperienza finale, anche se l'oggetto è perfettamente funzionante e addirittura superiore al percepito, no? L'oggetto in sé, il prodotto, ma l'esperienza, se volete, della somma, di una somma che però non è meccanica, non è semplicemente 3 di questo, 5 di questo, è perché uno degli elementi può far sbilanciare tutta quanta questa esperienza. Quando nel 2012 appunto ricominciò l'attività di filmare, uno dei primi lavori che abbiamo fatto è stato proprio un percorso experience. Cosa abbiamo fatto? Uno spin-off di questa camminata per entrare, mentre camminavi in un sotterraneo, quindi si scendeva molto in profondità, con una serie di effetti speciali analogici, gli interlocutori, il target di questa roba che era fatta durante il Salone del Mobile, erano gli architetti, una delle categorie più difficili. Cos'è successo? Che entrando in questa experience molto forte, il percorso analogico, con questi input che davamo, cosa ha creato? Ha creato delle connessioni dentro di loro, dentro il loro vissuto personale, incredibili. Non era previsto, noi volevamo solamente stupirli, no? Oltre ad aver affrontato una coda sotto la pioggia, si sono fatti il giro 4 volte, quindi si sono fatti la coda 4 volte. Poi, facendo un po' di reverse engineering, abbiamo studiato, abbiamo capito che era come fare una seduta dallo psicanalista. Quel percorso che facevo con le gambe, quelle piccole paure, quelle cose, quelle meraviglie, evidentemente questa roba ha scosso le persone, e quindi questo è il marketing esperienziale. Chiaramente, creando situazioni di questo tipo, il legame che si crea non è la pubblicità, non è l'inganno, non è il coniglio che tiro fuori dal cilindro, è qualcosa che entra in profondità nelle persone, ma senza forzarlo. Abbiamo creato delle esperienze da esseri umani. Se penso a questi bellissimi percorsi, esperienze, prodotti e servizi di cui lei ci racconta, penso invece a come l'università tratteggia e prepara al mondo del lavoro e al mondo del mercato, vedo sempre più una discrepanza, un divario tra quello che oggi si insegna all'interno dell'ambito delle scienze umane e sociali e quello in cui poi invece nel tipo di competenze acquisite, ma anche di sapere, potrebbe essere investito. E secondo lei esistono concetti, metodologie o anche approcci che oggi possono o addirittura devono essere integrati nei percorsi di studio? Se sì, quali? Allora, io adesso non conosco bene il mondo universitario attuale, ma questa attitudine tutta europea, soprattutto italiana, per cui il professore è lo studioso che non si sporca mai le mani, quindi per carità non deve avere contatti col mondo industriale, col mondo, e quindi è un personaggio avulso dalle cose perché è uno studioso. Questo ha creato, almeno ad esempio, un sacco di problemi, perché crea una distanza enorme fra il loro sapere e l'applicazione di quel sapere, perché loro non sanno che quel sapere è applicabile. Mentre quello che vi insegna storia antica o letteratura, piuttosto che elementi di antropologia, non è che vi dice, guarda che dopo arriverete in un'azienda che vi vorrà vendere detersivo e le conoscenze antropologiche sono importantissime. No, anche perché lui non ha fatto quell'esperienza. Quello che possiamo fare come percorso, non potendo cambiare tutto, intanto prestare molta attenzione ai professori, un'esperienza sul campo. Non è detto che per forza sia vincente, però comunque sentire cosa ci ha da raccontare. Poi bisogna che noi ci mettiamo in testa che tutte le cose che loro dicono sono applicabili. Non c'è niente che non sia applicabile. Serve tutto. Serve la poesia, serve la letteratura, serve qualsiasi cosa sia stata fatta da esseri umani. Quello che serve meno è la tecnologia obsoleta, anche se alcune cose di tecnologia servono ancora, che sono obsolete, perché l'innovazione non è ciò che è nuovo in assoluto. L'innovazione è tutto ciò che serve e non c'è. E gli anticorpi culturali esistono, non esistono solo quelli contro il Covid. Vi faccio un esempio del digitale, no? Che io sono stato un pioniere e sono convinto, insomma, è talmente palese che
l'arma più importante che abbiamo è la cosa, è il nuovo utensile per portare avanti le cose. Ma il digitale è come una pulce che sta su un elefante. Noi parliamo tutti i giorni della pulce e non ci occupiamo dell'elefante che è l'essere umano, con tutti i suoi migliaia, milioni di anni di vita. Vogliamo sapere tutto del digitale e pensiamo che sapendo tutto della pulce abbiamo risolto. E l'elefante? E quello si gira, fa una botte e la pulce non c'è più, è finita. Cioè, forse fra 50 anni non esisterà più il digitale. È un incidente della storia, che ne sappiamo? C'è una roba successa chissà quante volte già una cosa del genere. È una roba, quindi, come si fa a non partire dalle scienze umane, come si fa a non conoscere la tecnologia? Infatti tutto ciò è molto interessante e si lega anche alla sua lettura del sapere umanistico come una mappa, una cartografia per orientarsi all'interno del passato e dunque esplorare l'elefante. Mi ricollego a questo perché come lettura è interessante, però allo stesso tempo ci chiediamo se il sapere umanistico possa in qualche modo aiutare nella costruzione della vision per il futuro. Io ho un'azienda, non dovremmo assumere mai ragazzi, persone che siano o umanisti o tecnocrati. Lasciarli a casa subito. Cioè, o mi dimostri che ti impegni nelle due cose oppure non c'è futuro per te. E questo sarebbe già un bel passo avanti. Riguardo agli sviluppi della vision, torniamo a quello che abbiamo detto all'inizio. Uno dei problemi enormi di questi anni abbastanza tristi che stiamo vivendo è la mancanza di leadership. Dove sono i Kennedy, dove sono l'Ecco Wesa in Polonia, tutti i rivoluzionari dell'Europa dell'Est, dove sta Martin Luther King, dove sta questa gente? Madre Teresa, ma anche quelli negativi, ripeto, dove stanno? Come dicevo, sono perfettamente convinto che non siamo pronti e non siamo... È uscito qualche tempo fa un libro di una esperta del digitale che parlava della fiducia orizzontale. Alcuni strumenti paiono dare questa impressione, no? Io compro una cosa su Amazon e mi fido che me la porti. Ma Amazon è un colosso. Forse se è lui il nuovo leader mi mette paura, insomma, perché è un animale senza testa e senza cuore. Che succederà allora probabilmente? Succederà che siccome non possiamo progredire senza leader, ci sarebbe un'implosione totale, no? E ci accontentiamo dei leader minori, quindi ci giriamo intorno e diciamo ma com'è l'insegnante dei miei figli a scuola? E comincio a guardare a quell'azienda fa delle piastrelle, guardate Cucinelli quando parla, affascina il mondo con i suoi discorsi, ha una leadership molto delicata. Non immaginiamo il leader come il dittatore dello Stato Libero di Bananas. Il leader è quello che ispira le persone, quello che ha un discorso che ha un inizio e una fine. Quindi la gente sarà sempre più alla ricerca di punti di riferimento e li troverà probabilmente nelle aziende, perché le aziende involontariamente, per proporsi sul mercato, devono salire su un piedistallo. No? Diceva una volta Rudolf Giuliani, il leader, come se lo immaginava lui, l'ex sindaco di New York, è quello che durante un incendio sale su una sedia e dice «Signori, l'uscita è da quella parte». Probabilmente la gente guarderà le aziende non solo come fornitori di beni e servizi, ma guarderà le aziende come ispiratori della loro vita. E questo non per un concetto di marketing, ma per un concetto proprio più generale di punto di riferimento. Quindi comprerà degli Apple non solamente perché è un computer performante, ma perché rappresenta qualcosa che in cui questa gente crede, dei feticci quasi. Ecco, le aziende che si renderanno consapevoli di questo e che cercheranno di non imbrogliare aumentando la dose di marketing e si caricheranno di questo ulteriore compito nei confronti della loro comunità, anziché regalare qualcosa in beneficenza così per crearsi l'alibi di fare qualcosa per la comunità, si rendessero conto che la gente li sta guardando,
sta guardando cosa fai, come ti comporti, come gestisci le emergenze, come gestisci i collaboratori, come guardi la vision del futuro, quanto è chiara questa vision. Le aziende hanno un compito e anche una grande opportunità, perché qual è marketing più bello di quello di essere utili per qualcosa di più, no? E questo vuol dire che per ogni comportamento deve essere virtuoso a quel punto, quando ti guardano ti guardano, e deve essere ben raccontato, perché non basta fare le cose, bisogna ogni volta raccontarle, cioè farle è solo una parte della problematica, poi bisogna raccontarle. Raccontare non vuol dire accendere la telecamera e fare vedere il vero, perché il vero, a volte il verosimile sembra vero e a volte il vero non sembra vero, quindi bisogna fare in modo che sembri per com'è. E non è così semplice, così banale. Grazie mille per questa chiosa sul ruolo politico delle aziende all'interno del dibattito e anche come punto di riferimento. Grazie ancora a Giuseppe Mascitelli per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Competenze umanistiche per l'innovazione è un podcast di Fare Ricerca. Seguici sul nostro sito www.farericerca.eu e sui nostri canali social Facebook, Instagram e LinkedIn.